Buonasera a tutti, benvenuti ben ritrovati sulla nostra web radio di Essere il Cambiamento al microfono con voi Claudia. Ben arrivate Cristiana e Rossana, facciamo anche le rime. Aspettiamo con calma che gli altri arrivino. È un momento importante per festeggiare con i propri cari. Quindi facciamo gli auguri a tutti per questa vigilia e anche per domani, per coloro che ci ascolteranno su YouTube. È un momento molto importante ed è proprio per questo che mettiamo un intento specifico per i bambini, proprio questa sera. <ride> non a caso è capitata per i bambini. Concluderemo poi il 26 e il 27 con le ultime linee guida, così completiamo quest'anno eh, le linee guida così come sono arrivate e poi tra gennaio e febbraio cercheremo di completare i testi. Come già sapete ci sono tante persone, c'è un team che sta lavorando in questo momento per trascrivere, per preparare i testi, i disegni, tra cui ad esempio qua Rossana sa, eh, sa benissimo di che cosa stiamo parlando, quindi è un insieme di persone che hanno scelto di portare questo come dono per l'umanità. E eh, siamo dei tramite in modo che i futuri genitori, anche i genitori attuali, educatori e altri adulti, possano riconoscerli, educarli, aiutarli, supportarli nel percorso evolutivo. 21 e 21, in questo momento. Ok, allora, linee guida 5. Eh, quindi abbiamo già un po' introdotto, abbiamo iniziato già le condivisioni sulle nostre pagine per cui ogni giorno condividiamo qualche rigo in merito eh, vedete, vedrete <ride> questi step abbiamo cercato di condensare un attimo l'informazione quindi lavorare anche un pochettino noi in questo senso per affinare, per mettere a fuoco meglio l'informazione e quindi ogni linea guida presenta tre step, tre eh, passetti progressivi che vanno compiuti o andrebbero compiuti per eh, completare la linea guida stessa quindi la linea guida si configurano come uno strumento di fatto una prima lettura ti dà un po' l'idea generale poi piano piano essendo informazioni multidimensionali si aprono tante eh, come dire tante connessioni tante idee e quindi è un potere un dono immenso quello che è stato donato Ben arrivata Barbara, ringraziamo gli esseri di luce, insomma, per aver scelto il nostro cerchio di luce per queste informazioni per condividerle e quanto prima le renderemo disponibili a tutti. Allora, linee guida 5. Iniziamo con i bambini. Indaco, sviluppo delle capacità individuali, della connessione a se stessi e le relazioni con il mondo esterno, quindi la relazione con se stessi e con il mondo esterno. Abbiamo già visto presentandoli quali sono le peculiarità, adesso riprendiamo un attimo da lì perché adesso saliamo un po' anche come complessità. Quindi, avevamo anche già visto questo: che i bambini Indaco mostrano una forte indipendenza ed esprimono il desiderio di trascorrere dei momenti in solitudine, in raccoglimento. Per aiutarli ad affinare le abilità, nel rispetto di questi momenti di ascolto interiore, sono suggerite varie pratiche e percorsi per risvegliare la consapevolezza interiore. Allora. Adesso riprendo un attimo da questo punto, quando c'è stata questa connessione eh, quella sera eh, sulla base anche della, dei vari percorsi fatti all'interno di essere il cambiamento quindi è stato suggerito di iniziare a scrivere quali potevano essere le pratiche anche sulla base di quello che è anche quello che già facciamo, capito? perché è vero che molte cose possono essere anche introdotte anche, eh, in maniera eh, così nuova, così come il lavoro con le sfere, insomma tutto quello che abbiamo anche già visto. Evidentemente se noi abbiamo già raggiunto un certo livello di consapevolezza sulla base dei nostri strumenti interiori, quelli anche già condivisi, questi possono essere riadattati anche per i bambini. Ok, quindi eh, questo è stato molto interessante, nel senso che anche l'esperienza che abbiamo raccolto in tutti questi anni può essere riutilizzata, ripensata per i bambini stessi. Ok, poi vedremo più avanti se arriveranno altre informazioni. E quindi è stata data molta libertà, in questo senso, come a dire, sulla base delle peculiarità e caratteristiche, scriviamoli insieme. Quindi sono stati scritti insieme sulla base della dell'esperienza anche compiuta all'interno di essere il cambiamento della pratica di lavoro interiore in modo che abbiamo già padronanza delle pratiche delle tecniche che già utilizziamo già sappiamo utilizzare ok questo è un po il senso cioè ehm, di fatto potrebbe esserci qualcosa di nuovo così come potrebbe essere qualcosa che noi stessi interiorizzando mettiamo poi a disposizione anche per i bambini questo è un po il, il senso Ciao, Antonella, benvenuta. Allora, quindi, la prima cosa che allora mi era venuto in mente di scrivere a proposito, per quanto riguarda i bambini, indaco, cosa che, peraltro, è stata riportata per tutti e tre sono le tecniche di radicamento. Quindi, è stata la prima cosa che, che ho voluto scrivere in quanto partendo anche dalla mia esperienza personale, il radicamento mi ha aiutato tantissimo. Per strutturarmi interiormente quindi partire da queste semplici tecniche mettendo attenzione al proprio passo camminare in mezzo alla natura questa sera avremo la connessione con gli alberi più tardi intorno alla mezzanotte quindi è proprio da lì che, eh, che si parte è proprio da lì che anche io sono partita e quindi nella mia esperienza una pratica di radicamento può aiutare Qualsiasi bambino nel processo di risveglio, soprattutto i bambini indaco che eh, sono molto centrati sul terzo occhio e quindi poco radicati su questo piano. Per cui, la prima cosa in assoluto è questa. Quindi, tecniche di radicamento, introspezione, perché comunque anche questo è un aspetto molto, molto centrale ovvero lasciare dei momenti introspettivi al bambino anche in solitudine eh, volendo rispettare lo spazio anche questo è importante quindi lasciare dei momenti di introspezione e anche favorirli introspezione può essere connessa anche alla meditazione mh, non è detto però comunque potrebbe anche essere estremamente connessa quindi avere dei tempi per uh, meditare per uh, Connettersi a se stessi in modo autonomo. E poi l'altro eh, aspetto centrale è il lavoro sulle emozioni. I bambini indaco hanno, avevamo già visto questo un po' all'inizio una forte energia in espansione, soprattutto nelle varie fasi di crescita, cioè quando stanno crescendo, c'è cioè un forte movimento espansivo all'interno. E tutte queste, tutte queste energie scorrono quindi il lavoro con le emozioni è molto importante riscoprire attraverso la fluidità per esempio il contatto con l'acqua cioè entrare sempre più in profondità anche delle proprie emozioni lasciandole scorrere come un flusso di energia che ci attraversa in un preciso momento invece a volte il bambino intaco tende a Tenere queste emozioni, cioè praticamente avere dei picchi emozionali e poi scaricarli all'esterno perché il picco poi è stato raggiunto. Quindi, e eh, questo può essere espresso anche in forma di, di rabbia a volte. Sono degli sfoghi anche tra virgolette normali e eh, dipendono da, dalla gestione delle emozioni eh, a volte anche come abbiamo messo in evidenza in altre puntate. Dal fatto che eh, se il bambino non viene ascoltato e compreso, eh, sente poi questo, questa mancanza di amore che poi traduce in emozioni forti che vengono riversate anche verso il genitore. Quindi, eh, i bambini Indaco presentano questa, questa peculiarità che deriva dal fatto che, appunto, c'è. Cioè, Poca consapevolezza dell'energia emozionale nella gestione proprio di questa energia psichica ed emozionale insieme e poi del radicamento. Eh, questi sono, sono i fattori principali e dunque un lavoro interiore delle pratiche che si possono fare al di là delle informazioni che possono essere condivise sono sicuramente queste. Pertanto per esempio andare in mezzo alla natura rispetto agli altri tipizzazioni può essere importante per percepire il fatto di essere uniti, connessi alla madre terra, radicare, percepire le radici, visualizzarle, sentire l'unità, quindi un processo proprio di radicamento su questo piano, ancorare le radici al suolo, al terreno, questo è un po' il processo e questo aiuta tantissimo. Tanto, 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 e quindi lo consigliamo vivamente anche partendo dalla nostra esperienza personale, perché poi c'è anche necessità di avere esempi. E noi, del cerchio di luce in particolare, che, che ci stiamo anche conoscendo, rappresentiamo anche noi, eh, ci, ci sono alcuni insomma che ne fanno parte di questi bambini che sono cresciuti quindi sicuramente guardando anche indietro guardando anche dentro di noi possiamo riconoscere delle, delle fasi importanti e capire anche cosa ci ha aiutato per avere più stabilità emozionale più stabilità interiore perché alla stessa maniera funziona poi anche con per esempio con i bambini indaco a cui mi sento uh, fortemente ehm, legata proprio per uh, similitudini nel processo proprio di, di crescita che riscontro e osservo anche adesso, quindi anche se scopri poi una certa appartenenza anche più avanti insomma, eh, comunque ogni esperienza va sempre vista come un'opportunità di crescita e eh, se ripercorro anche io della dei vari momenti della mia vita mi accorgo come con piccoli accorgimenti eh, sarebbe stato possibile sicuramente accelerare anche certi processi <ride> che poi comunque <ride> quando c'è il processo di risveglio a volte ti risvegli un po' anche tutto insieme quindi <ride> avviene tutto molto velocemente e diciamo che siamo qui per, per poter aiutare e supportare anche altre anime <ride> Allora, vediamo Orsolina. Anch'io sono partita dal radicamento, correre camminare in sintonia con il respiro e devo dire che nonostante sono anni che pratico, devo dire che non radico facilmente. Eh, sì, eh, in pratica mh, è importante fare questa pratica comunque Abbiamo anche visto, rispetto a ultime informazioni arrivate, che è importante questo equilibrio, questa armonizzazione comunque al pianeta. Per altri motivi, eh, abbiamo parlato proprio dello spirito, eh, il nostro spirito, che viene creato da prima eh, in connessione, in equilibrio rispetto al pianeta stesso, in quanto. Come anime abbiamo scelto di fare un'esperienza su questo piano, quindi c'è comunque una stretta connessione con lo, uh, con lo spirito vivente del pianeta stesso. E quindi insomma ci sono varie, varie sfumature che poi vedi che tutte le informazioni si uniscono insieme. Quindi infatti proprio l'ho messo subito eh, radicamento, introspezione, meditazione, come ha scritto Orsolina anche eh, tecniche connesse al respiro consapevole che già comunque associate alla pratica di radicamento possono aiutare tantissimo. E anche qua realmente eh, stiamo condividendo adesso alcuni termini, alcune parole per dare degli spunti, ma semplicemente Partendo dalle, dalle pratiche di radicamento si aprono mondi infiniti, infinite possibilità, che siano in mezzo alla natura, che siano anche al chiuso, cioè realmente il potenziale è realmente illimitato. Quindi siamo qui per condividere degli spunti che poi si possono anche espandere. Per esempio, anche qui la, la pratica di di yoga col movimento del corpo anche la consapevolezza del corpo potrebbe essere un ottimo uh, spunto anche quello di pratiche ce ne sono tante è semplicemente capire sulla base della tipizzazione laddove sarebbe importante lavorare ok quindi mh, un po' è questo il senso cioè la tipizzazione ti dà comunque una, una prima infarinatura poi è chiaro che tu puoi eh, giocare con i vari bambini cioè fare anche lo stesso gioco riconoscendoli però cioè è proprio la consapevolezza il riconoscimento dell'appartenenza di ognuno di loro che fa la differenza anche se magari si fa poi la stessa, la stessa cosa perché questo perché è sempre la coscienza che crea quindi se eh, noi, come adulti, ci relazioniamo ai bambini, per esempio i bambini indaco, con la consapevolezza che sono bambini indaco. Eh, chiaramente, questo è tutto un'altra un vibrazione, <ride> anche se si fa semplicemente la pratica di radicamento. Quindi è, è questo, è sempre la consapevolezza che sta dietro a quello che si fa, non tanto quello che si fa, cioè quello che si fa è comunque importante in questo caso radicare bene. È molto importante, realmente, per la loro stabilità e il loro equilibrio molto molto importante. Oltre a questo è la consapevolezza di chi abbiamo di fronte, questo è essenziale in questo processo. E dunque una volta che lo strumento interiore multidimensionale è acquisito è possibile poi riconoscerli sempre più facilmente. Quindi piano piano poi ti arriva osservandoli, un attimo guardando come si muovono, le loro abilità anche psichiche che sviluppano. Ci sono molte possibilità in questa direzione. Ok, allora adesso andiamo un pochettino avanti. Dunque, ascolto interiore, respirazione, pensiero creativo, lo avevo messo subito dopo in quanto in questo caso, soprattutto per loro, è importante riuscire a entrare in connessione con se stessi. Quindi, in ascolto, in ascolto profondo, anche in un'ottica di processo introspettivo, pertanto, anche qui, un ascolto significa, ad esempio, <ride> per esempio, quello che riguarda ehm, i suoni, anche la rumorosità in casa, eh, a volte... È capitato anche nella mia esperienza che comunque si tende a, a essere molto rumorosi, e spesso ricordo che, per esempio, da, da piccola avevo sempre delle le, le cuffie con dei suoni naturali, per esempio, pianoforte con l'acqua che scorre, gli uccellini, insomma. Suoni così molto calmi perché eh, mi aiutavano a entrare più in profondo ascolto di, di me stessa, a stare più centrata, e dunque eh, non, non comprendevo, capito? Cioè per me era un troppo, cioè a volte anche il parlare <ride> era un troppo un di più, e adesso, alla luce di queste informazioni, capisco meglio, eh, il fatto che non eri eh, a sociale, diciamo così, semplicemente. Cercavi quella, eh, quel silenzio interiore che ti aiutava anche a rigenerarti, a ricrearti, a connetterti più interiormente, eh, eccetera. È, è, proprio, è proprio diversa l'esigenza. Eh, per questo, non tutti i bambini sono uguali e vanno compresi e accettati per, per quello che sono, per quello che è, è anche la loro indole, la loro natura. E dunque. Per esempio questo se viene messo come focus dell'ascolto, del silenzio, la respirazione, il pensiero creativo, e questo è molto importante. Per esempio anche sotto questo termine pensiero creativo c'è <ride> tutto, c'è tantissimo, la capacità di utilizzare l'emisfero destro del cervello, l'emisfero sinistro insieme, quindi le possibilità creative, il pensiero a multipli livelli eh, per cui qui si espande le possibilità sono realmente tante come abbiamo detto anche in altre puntate il bambino indaco recepisce un'informazione a stra stra strati stavo dicendo stratigrafata a strati ovvero che quell'informazione non è semplicemente l'informazione come conoscenza come nozione ma arriva eh, può arrivare con tutta una serie di, di altre informazioni che possono essere dei suoni, possono essere delle immagini, possono essere altri pensieri associati, quindi è una struttura molto ampia. Sono come dei raccoglitori di informazione, dei ponti, dei ponti di conoscenza, di consapevolezza eh, tra questo ed altri mondi soprattutto se hanno mantenuto la connessione con la famiglia di provenienza di cui parleremo la prossima settimana cioè la prossima volta la prossima settimana comunque tra qualche giorno quindi è questo il, il punto centrale che è un pensiero con la P maiuscola la consapevolezza del pensiero che poi si, si manifesta e si realizza attraverso le connessioni sottili eh, quindi eh, sarebbero inquadrabili oggi eh, da quello che ho potuto vedere negli ultimi anni come quelli che chiamano i bambini prodigio oppure bambini speciali, ovvero eh, che hanno una capacità di connessione anche a livello del cervello molto alta. E dunque eh, sono visti come dei geni e sicuramente anche così, in realtà sono i bambini indaco questi hanno una capacità eh, psichica molto alta capacità di, eh, di connessione capacità di memorizzazione di informazioni eh, ad esempio può essere che leggendo dei libri si ricordino semplicemente dopo una prima lettura si ricordino già praticamente tutto il libro cioè mh, fatti così capito oppure che abbiano anche la capacità di uh, spostare eh, il loro pensiero con la coscienza, eh, eh, vedere, percepire i pensieri degli altri, percepire eh, mh, tutto quello che può essere l'ambito che è connesso al pensiero. Pensiero con la P maiuscola, pensiero sottile, quindi stiamo parlando già di capacità e talenti che sono oltre la terza dimensione. Questo è molto importante da ricordare: cioè ognuno di loro ha capacità e talenti innati che sono già oltre la terza dimensione. Semplicemente nel tempo questi doni e talenti dovrebbero uscire fuori in modo che possano aiutare l'umanità ad evolvere come i bambini del futuro proprio. Questo è un po' il senso. Ok, quindi è eh, un ambito molto sensibile eh, che stiamo andando a, <ride> a toccare, insomma, a maneggiare. Eh, per cui è richiesta la massima considerazione e attenzione da parte di, di tutti quanti, la sensibilità, l'apertura mentale. Eh, capiamo che certe informazioni possano essere molto nuove da ascoltare. Sicuramente, dopo tante, tanti libri che sono stati scritti, tante cose dette anche sui bambini indaco, soprattutto eh, su di loro sicuramente c'è molto più apertura rispetto a prima quindi confidiamo in questo che eh, ci sia già un bacino di persone che è già pronto per accogliere queste informazioni è così che siamo che, che, che siamo cioè ci affidiamo to to totalmente al processo allora vediamo Ursulina io da piccola mi isolavo per giocare per giocare con me stessa e mi connettevo con il mio mondo interiore per creare e fantasticare. <ride> esatto, è proprio quello che infatti eh, stavo condividendo anche io. A volte eh, uno vede il bambino da solo che, è, non so, in un mondo tutto suo, è anche una frase che si dice, e quel bambino semplicemente sta cercando un attimo di trovare un contatto proprio interiore. Quindi attraverso il disegno, attraverso uh, semplicemente il pensiero, i bambini riescono a trovare questo. E dunque non c'è da, da stupirsi eh, se c'è questa ricerca di spazio. Ok, poi è chiaro che comunque va sempre considerato l'insieme, eh, cioè se noi prendiamo una famiglia media, eh, capito? cioè quelle sono un po' le cose che si fanno, così si vive quindi a volte ci si sente anche un po' eh, come un pesce fuor d'acqua non capiti? anche all'interno della stessa famiglia è anche per questo che eh, siamo qui per dirvi comunque state tranquilli, cioè non avete niente di, eh, di anormale è tutto a posto, semplicemente... Avete una, una missione su questo piano che è differente rispetto ai, ai compiti e alla vita di molte, di molte anime che sono incarnate su questo piano. Nel riconoscimento della vostra essenza, della vostra missione, adempiete al, vo, al vostro scopo. Ok, quindi siamo qui per questo, uniti, <ride> per fare rete <ride> insieme. Allora, poi avevo inserito saggezza spirituale, approcci diversificati. Ho messo saggezza spirituale perché eh, comunque è eh, un ambito che io ho cercato molto e eh, ho visto anche da altre eh, testimonianze, proprio eh, per esempio in, in questo libro dell'indaco, ci sono alla fine del libro perché di fatto non ho letto diciamo, il libro eh, dei bambini indaco, avevo letto l'inizio e poi eh, le testimonianze di eh, due eh, bambini indaco cresciuti adesso eh, che eh, hanno confermato un po' eh, quello che eh, avevo già osservato nella mia vita, quindi la ricerca comunque di saggezza spirituale, di approcci, eh, perché senti la necessità di crescere e di crescere interiormente e attraverso la saggezza questo può essere eh, sicuramente compiuto può essere fatto e dunque la, la stessa cosa è stata poi riportata anche da loro in altra, in altra forma e pertanto sicuramente questo saggezza spirituale è uno dei pilastri che riguarda gli indaco proprio perché c'è la necessità di crescere e di realizzare un pensiero che possa attingere anche da, da insegnamenti, da, da conoscenze, da consapevolezze superiori, perché poi la crescita viene attingendo da un livello più alto. Cioè, una volta che il bambino è molto attento, legge anche molti libri su questo piano, è vero che comunque si può sempre imparare anche su questo piano da qualsiasi fonte alla fine, è possibile comunque sempre crescere, però oltre a quello che è già presente c'è la necessità interiore di una crescita, di un avanzamento che nasce comunque da un livello superiore, quindi se noi siamo qua in terza eh, densità è chiaro che ci sono de anche dei libri corrispondenti, possono essercene anche di um, consapevolezza superiore anche, anche qui su questo piano però oltre a questo c'è la necessità proprio interna di trovare una propria connessione che consente di attingere agli insegnamenti superiori ed è questo stato anche il mio, il mio percorso e dunque a un certo punto comprendiamo benissimo anche questo per esempio che arrivati ad un certo ad una certa fase i bambini tendono ad annoiarsi, anche in questo anche gli adulti, perché comunque non c'è quella, quella sostanza luminosa che ti fa crescere, che si chiama anche saggezza, consapevolezza interiore. E quindi eh, il fatto che il bambino sia annoi eh, può dipendere proprio da questo: che a un certo punto quelle informazioni sono obsolete tra virgolette obsolete antiquate diciamo sempre tutto con il massimo rispetto però è chiaro che vanno messi in evidenza anche certi, certi aspetti quindi per il bambino indaco a un certo punto certe informazioni sono come già conosciute già, già assimilate quindi c'è la ricerca una ricerca interiore verso qualcosa di più alto e questo qualcosa di più alto può avvenire tramite sia la lettura di, di libri eh, oltre alla lettura di libri, agli scambi, i confronti anche con altre persone che ci possono essere, sicuramente a un certo punto c'è la necessità di trovare la propria connessione interna. E quindi quello che abbiamo visto prima, le tecniche di radicamento, l'introspezione, la meditazione, il lavoro sulle emozioni, l'ascolto interiore, la respirazione, il pensiero creativo, è poi la base per costruire questo. Ok, quindi questo è un attimo il, il senso, ed è ehm, propenso anche a ricevere informazioni come dicevo dalla famiglia di appartenenza, e quindi eh, può anche ridiffondere delle informazioni che su questo piano sono trasmesse in, un certo, in una certa maniera, le conoscenze perdute, quindi la possibilità di accedere anche ai registri akashici, per esempio, tutte queste. Ehm, Capacità possono essere sicuramente risvegliate, cioè di fatto il potenziale è in tutti. Il bambino indaco ha già eh, la capacità innata, che semplicemente risvegliandola, poi va avanti da, da sé, nella sua missione, nella consapevolezza del, del motivo, del, del senso di esistenza. Quindi è, è questo un attimo il, il punto centrale che, che riguarda i bambini indaco e dunque in quei momenti di silenzio andrebbero lasciati diciamo un po' tranquilli facendo arrivare a loro comunque eh, la, la presenza lo stesso cioè la presenza eh, di una persona, di un genitore, di un educatore è dato fondamentalmente dall'amore che viene comunque espanso questo è già, già basterebbe per un bambino indaco Percepire questo. Quindi, eh, anche da queste linee guida sono molto semplici, non è richiesto chissà che cosa, insomma, neanche al genitore, se non provare a conoscerli, provare ad osservarli, provare a fare loro stessi del lavoro interiore, chiaramente, che consente di mantenere una certa armonia all'interno del nucleo familiare quindi più che altro il lavoro da fare è questo tutto il resto poi eh, di fatto una volta che hanno le basi fanno da sé cioè sono loro stessi che diventano i maestri dei genitori degli educatori una volta che riscoprono chi sono realmente e per riscoprire chi sono realmente hanno necessità di eh, percepire l'amore intorno a loro Ben arrivata anche Nicoletta. Allora, siamo qui, eh, anzi, eh, sinceramente, siamo anche tanti per essere la vigilia, <ride> però voi. Che, eh, non si possono fare tante cose insomma in questi giorni. Voi che comunque ormai c'è un focus che sento anche io fortissimo, eh, cioè un focus eh, potente verso i bambini, e quindi alla fine siamo qua anche, anche stasera, <ride> siamo qui a <ride> mettere il focus. Allora, vediamo Orsolina. Anche io sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli nel mondo che mi circonda, nell'arte, nei viaggi. Mi piace fare esperienze nuove, spesso mi capita di annoiarmi, sono molto curiosa. Esatto, tu sei anche molto girovaga, <ride> bisogna aggiungere che, gi che girovaghi molto, ti piace molto conoscere, passare da un, un posto all'altro. <ride> Eh, gi 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 girovaga un po' vagabonda come, di come dire. Infatti, eh, l'immagine di te nel deserto con il cammello ormai è rimasta impressa nella mia mente, <ride> cioè è proprio perfetta. <ride> è proprio perfetta per, uh, per descriverti. <ride> Comunque, quel momento si avvicina. Allora andiamo avanti, vediamo se c'era qualcos'altro. Allora, vediamo un po' ancora, bambini, Indaco. Dunque, avevo messo anche connessioni sottili, qui connessioni sottili, cioè è tutto, tutta la connessione telepatica. Connessioni sottili, eh, in questa parola c'è già, già tutto. Eh, dunque lasciamo un po' aperto. Capito, l'ambito di esplorazione, nel senso che sono delle parole che ti richiamano altro e che poi tu puoi provare e si può lavorare in quella direzione. Quindi connessioni sottili qui c'è tutto, connessioni stellari cosmiche, le connessioni, per esempio, agli alberi rientrano anche queste, le connessioni agli spiriti della natura. Comunque qua è tanto. Tutto Terzo occhio, tutta connessione telepatica, lo sviluppo dell'orecchio interno, come abbiamo detto durante la puntata di Sirio quindi è tutto, è tutto qua. Pratiche spirituali, anche qua, pratiche spirituali c'è tantissimo. È meglio lasciare un po' eh, l'ambito ampio, poi, sulla base anche dell'interesse si può comunque scegliere, capito? Quindi per questo motivo anche questo, questo elenco è molto ampio cioè anche quando dici tecniche di respirazione eh, lì c'è un bel mondo che si apre capito? lo lasciamo aperto proprio per questo avevo scritto qui anche per esempio yoga, mindfulness cioè volendo ce ne sono, ce ne sono tante di pratica poi un altro punto a parte, esercizi per stimolare, per stimolare il terzo occhio. Anche qua ce ne sono tantissimi. Eh, di fatto non è eh, molto considerato questo, nei vari, soprattutto per quello che riguarda i bambini. In realtà bisognerebbe stimolarli subito sul terzo occhio e l'indaco da subito. Quindi ad esempio, come abbiamo detto anche durante la puntata di Silvio attraverso i suoni. Questo sicuramente è molto i suoni blu, <ride> come li abbiamo chiamati. Questo può aiutare per uh, aprire il terzo occhio. Oppure eh, gli esercizi quelli che anche noi uh, abbiamo fatto nella, nei percorsi che riguardano eh, la, il lavoro con la luce, quindi fare entrare la luce dal terzo occhio, luce solare, luce lunare, allenare il terzo occhio. Pertanto, per questo era stato detto eh, partite da quello che avete già visto nella vostra pratica di lavoro interiore perché sono già. Degli approcci che conosciate quindi sono degli approcci che potete trasmettere e il lavoro eh, di consapevolezza della luce, per esempio, anche se l'abbiamo fatto all'interno dei percorsi del maestro, è eh, quello è fondamentale. È fondamentale perché la luce attiva la ghiandola pituitaria, la luce solare, la ghiandola pineale attivata dalla luce lunare. Quindi comunque, anche se sono pratiche che stiamo facendo già con un gruppetto di adulti, rivisitandole queste possono essere comunque inserite come spunti anche, anche per i bambini. Per esempio, anche i simboli, per esempio, perché no? Ho visto, avevo visto che eh, sono stati fatti anche dei laboratori con i bambini di eh, simboli egizi, ovviamente eh, in questo momento che stiamo anche ricostruendo un attimo il, il significato del simbolo e dell'archetipo, pensate che cosa potrebbe uscire fuori di un laboratorio fatto con simboli atlanti egizi, con i bambini? Cioè, una meraviglia. <ride> cioè, mi emoziono soltanto al pensiero, perché comunque non è che ciò che noi facciamo da adulti, cioè, non possa essere comunque rivisto e riapplicato in una forma magari più semplice, piano piano. Anzi, forse può essere che loro possano anche apprenderli più facilmente, più velocemente. Per esempio, questo mi piacerebbe. Che si potesse realizzare un, uh, un laboratorio di simboli archetipi egizi perché comunque quelli lavorano adesso. Quando parleremo di Orione <ride> nei prossimi giorni eh, vedremo meglio. Insomma, questo non vi anticipo niente perché è, una, è stata anche quella una connessione bellissima. Quindi non voglio anticiparvi niente per uh, lasciare la sorpresa. Eh, però sicuramente, se anche io mi fossi messa da sin da piccola con i simboli e gli archetipi egizi, cioè fantastico, una meraviglia. Allora, vediamo Antonella cosa ha scritto: Mia emozione mi riporta a rivivere e mettere luce su esperienze vissute con i miei figli, in particolare con mio figlio un certissimo bambino indaco e a sentire la bellezza nell'istinto che mi ha guidato come se sapessi sento forte di essere stata guidata da sempre tutto con bacio alla perfezione sì sicuramente ogni, ogni genitore ha avuto tantissime opportunità e, ed è stato anche guidato io ne sono certa di, di questo è che a volte nell'inconsapevolezza cioè, che comunque la consapevolezza di quel momento è stata perfetta, però è chiaro che eh, se non c'è l'informazione, non è tanto semplice anche per un genitore. Magari si fa la domanda: come faccio a fare questa cosa? Eh, con chi lo faccio? Questo, cioè, l'istinto, come dice Antonella, sicuramente è ciò che aiuta maggiormente, cioè, seguire il proprio istinto anche di madre. Eh, il fatto è che eh, proprio perché questi bambini sono ancora pochi, insomma quelli che si risvegliano, allora eh, se i genitori avessero già queste informazioni disponibili comunque da qualche parte, noi eh, la stiamo introducendo anche nella coscienza collettiva in questa forma e modalità, allora piano piano questo si espande. E dunque non diventa eh, più una cosa nuova, come dire ah mio figlio indaco, mio figlio cristallo, mio figlio arcobaleno, oppure ovviamente anche mia figlia, cioè vale lo stesso. Diventa qualcosa dove il genitore già sa perché già siamo stati preparati a questo e quindi eh, tratta il proprio figlio come, proprio come un cristallo. <ride> come un cristallo osservando per bene le varie fasi di, di sviluppo. Quindi eh, sono sicura Antonella che eh, ti hanno guidato insomma nella, nel processo, e vediamo se eh, riusciamo ad arrivare ad altre mamme attuali o future mamme, e papà ovviamente ha esteso a tutti l'invito, eh, per, per poterle aiutare perché sicuramente quando ti nasce un figlio che sia indaco che sia cristallo che sia arcobaleno ma comunque a prescindere da, da questo come abbiamo detto anche eh, dei bambini che non hanno queste peculiarità comunque può essere che a livello potenziale ci sia già un semino ok perché Adesso stiamo entrando in una fase di transizione ad un livello di coscienza molto più alto per l'umanità e quindi anche le anime che si stanno incarnando non è detto che siano eh, appartenenti a queste tre tipizzazioni, però può essere che siano comunque elevate lo stesso rispetto al livello medio attuale. Quindi ci saranno sicuramente dei benefici ad avere una base di informazione. E poi così eh, si può fare rete come persone che si uniscono e che riconoscono anche il dono che stanno ricevendo con quella nascita, con quel bambino, con quella bambina. Insomma, gratitudine. <ride> vediamo, vediamo Ursulina. Bello un laboratorio di simboli archetipi egizi, voglio ritornare bambina. <ride> vabbè Orsolina anche noi comunque quando facciamo i cerchi di luce eccetera e eh, lo facciamo con uno spirito bambino tutti belli che condividiamo insieme quel momento quindi emerge anche durante le nostre attività e di fatto anche a me sarebbe piaciuto Tanto fare una, un laboratorio di simboli archetipi egizi, tantissimo. E per cui eh, può essere che in futuro magari lo potremmo proporre adesso non so in che forma, in che modalità, però così eh, da cosa nasce cosa? Sì, C'è un detto che dice che <ride> da una cosa ne nasce un'altra, quindi adesso stiamo raccogliendo delle idee e poi vediamo come com svilupparle. Io ho apprezzato tanto che comunque eh, in questa linea guida eh, sia stata data tanta libertà e apertura e fiducia anche nel, nel lavoro che portiamo. E che comunque potesse essere una base di partenza con lo stesso anche per i bambini. Quindi eh, sono stata molto felice di questo. Eh, mi aspettavo invece di dover scrivere io delle cose, diciamo di altro tipo. Invece, comunque, va già bene quello che facciamo. Potrebbe essere ripensato in qualche forma anche più, un po' più per i bambini in futuro. Chissà, vedremo. <ride> allora, quindi. Poi avevo messo geometria sacra, numerologia, astrologia, fisica quantistica, quindi diciamo eh, quelle che possono essere le, le materie, le discipline un po' anche impegnative, un po' più impegnative e quindi qua ci si potrebbe realmente divertire ad esplorare tante cose insieme. Cioè queste alcune, poi per esempio adesso mi, me ne vengono in mente anche altre, per esempio la cimatica, le nuove scienze. Eh, per esempio la schematica è molto connessa al, al suono eh, quindi eh, qui realmente c'è tanto c'è tanto che si apre per cui sempre in una forma eh, come dire più semplificata ma comunque potrebbe anche succedere nel caso degli indaco che siano anche più avanti poi <ride> Capito, Della, delle stesse persone che propongono poi certi percorsi, capito cosa voglio dire. Quindi mm, bisogna capire lo stadio di, di evoluzione del bambino, bisogna capire insomma, il contesto, come è collocato in quel momento. È tutto molto aperto, capito? Però potrebbe anche essere che abbia conoscenze anche astrologiche eh, superiori alla media. È, da, è questo da dove derivi, può essere che de, possa derivare anche dalla riacquisizione di memorie pregresse, di altre esperienze, su altri piani. Capito? Per questo possiamo parlare in questo momento, essendo linee guida generali, in termini generali, poi, sulla base di, del bambino che è di fronte, potrai pensare qualcosa di differente. Questo è un po' il, il senso. E poi anche all'interno dei bambini indaco di, di questa tipizzazione ci sono anche vari livelli, cioè non è detto che tutti si trovino allo stesso stadio, anzi potrebbe essere che ce ne sono alcuni che sono in una fase di risveglio a livello embrionale, ce ne sono altri che magari sono già che si ricordano, che già eh, comunicano con la telepatia che già sviluppano hanno già sviluppato abilità psichiche varie la telecinesi la, la telepatia la chiaroveggenza cioè sono tutte queste sono tutte connesse all'utilizzo del terzo occhio quindi qua c'è un ambito talmente grande espanso che sono giusto degli spunti per iniziare a riconoscerli, poi, comunque, bisogna anche capire il caso specifico. Così come quando facciamo i percorsi, c'è un livello medio generale delle persone che partecipano e poi c'è anche un livello specifico di ognuno, perché ognuno è diverso, ha avuto esperienze diverse, capito? Dunque, è sempre tutto perfetto. Allora, vediamo Orsolina. I bambini Indaco sono molto creativi e poco pratici e spesso i genitori, non riconoscendoli, li sgridano. E per questo può essere utile supportarli finché, eh, affinché li possano riconoscere. Sì, esatto, cioè la, il, il senso pratico è connesso al, al radicamento come pratica. Quindi eh, può essere che inizialmente questo non, non ci sia. E dunque, a livello pratico, eh, può essere che eh, non, non riescano così facilmente, capito? Poi, invece, in cose complesse, in cose molto complesse, invece, per loro sia facile, a livello proprio anche complesso, a livello mentale, di informazioni che, che possono accumulare, che possono assorbire, che possono trasmettere, e dunque. È così, infatti, eh, per questi bambini in particolare, una, uh, per esempio, lo, lo studio, capito, a livello scolastico, a livello universitario e anche post-universitario, per esempio, è visto molto bene dai genitori, <ride> capito? Proprio perché c'è già una certa predisposizione ad acquisire le informazioni e a rielaborarle. E ad esempio eh, non c'è il senso pratico che può avere che una persona che invece esercita un mestiere, perché è proprio diverso, capito? Cioè è diversa la modalità di, eh, di percepire l'esistenza, di percepire il mondo. E quindi ehm, cioè una cosa non esclude l'altra, però comunque. Il lavoro con le idee, con i concetti, con le informazioni sicuramente è quello prediletto dai bambini indaco. Come dicevamo prima, a volte a fare cose pratiche si, si annoiano. E è così, cioè, ma è tutto a posto. E dunque, se vengono forzati cioè, a fare delle cose pratiche, d'accordo, fa sempre tutto parte dell'esperienza, è sempre tutto perfetto, tutto nella luce, però è chiaro che non è quella la loro. non è la loro propensione. In ogni caso, ogni esperienza, comunque, evidentemente ti insegna lo stesso qualcosa, quindi va tutto bene lo stesso. È semplicemente. È... A volte si dà più importanza a certe cose anche a livello magari familiare e dunque se non sei così cioè non c'è la possibilità di comprensione da, da questo punto di vista. Capito, da questa, su questo fronte per esempio io sono stata sempre molto fortunata, però capisco che altri bambini non è detto che lo siano stati. Cioè, a volte il fatto che eh, sei molto teorico, <ride> cioè non è visto bene, capito? Cioè che sei molto nella teoria, nelle idee, nelle associazioni, nelle connessioni mentali, eccetera. Non sempre è visto bene, così come allo stesso tempo eh, il lavoro pratico a volte non è visto bene quello, a seconda appunto sempre dei filtri eh, che, che le persone hanno a livello anche di educazione di come sono cresciute e per cui ci sono realmente tante possibilità tante possibilità di, di famiglia è anche vero che l'anima prima di incarnarsi ha scelto quella famiglia quindi c'è anche un motivo per cui eh, si è incarnata lì e di fatto siccome però <ride> appunto come dicevo prima non ci si ricorda che <ride> si sia incarnati in quella famiglia per determinati motivi lo scopri durante il processo di risveglio e dunque all'inizio può essere avvertito come qualcosa di ingiusto, qualcosa di eh, poco chiaro, non essere compresi eh, proprio perché magari siano delle determinati pensieri e visioni, capito? su come dovrebbe essere la vita, su quello che un figlio dovrebbe e non dovrebbe fare. Torniamo sempre insomma a questi discorsi. Ciao Rest, ben arrivato anche a te. Quindi adesso finiamo un attimo di parlare dell'indaco perché poi ci sono anche gli altri. Quindi eh, avevo aggiunto questo, possono essere eh, proposte un ampio spettro di attività e di pratiche per stimolare la crescita e lo sviluppo del bambino. Ciò che conta maggiormente è diversificare e potenziare gli ambiti in cui il bambino mostra interesse, curiosità o attitudine. Ecco, diversificare, questa è una parola importante da ricordare. Eh, in quanto, l'ho messo anche prima, approcci diversificati: in quanto, come stavamo evidenziando anche con Orsolina adesso, il bambino Indaco ha bisogno di stimoli eh, costanti, se no eh, si annoia subito. E stimoli interessanti, cioè qualcosa che lo, lo stuzzica, altrimenti, il solito giochino, così un po'. <ride> Passatemi la parola: un po' banale. Non, non gli piace, dopo un po' eh, si scocciano e non hanno voglia di farlo, quindi hanno bisogno di qualcosa che realmente sia un po' più elevato e per cui eh, si può vedere insieme. Sulla base della curiosità e dell'interesse si può vedere insieme e fare eh, determinate attività. Nel momento in cui eh, si fanno anche vari tentativi, quindi all'inizio può essere che. Il genitore impara a conoscere il proprio figlio, quindi si provano tante, tante pratiche, tante cose. Nel momento in cui inizia a vedere là dove va il suo interesse, capito? Piano piano proviamo questa cosa, ne proviamo quest'altra. Piano piano si delinea il percorso insieme. E dunque è semplicemente a volte uno sperimentare. Sperimentiamo e vediamo così come Può essere che eh, gli piaccia qualcosa, può essere che non gli piaccia, può essere che quell'approccio è divertente, può essere che eh, stimola il pensiero, può essere che stimoli il terzo occhio, capito? Un po' così. Allora, Orsolina si annoia con le pratiche, con le cose pratiche, a volte dove posso cerco di renderle creative, ma non è sempre possibile. Esatto, con creatività, cercare di proporre nuove, nuove cose, con creatività, eh, con tante nuove idee. Dunque, <ride> provare, 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 provare. È un percorso da fare insieme, dunque. Insieme, input, stimolo, risposta, stimolo, risposta. Fino a che non si arriva piano piano a centrare, capito? prima provi un po' così, un po' da una parte e un po' dall'altra, poi piano piano centri il bersaglio, diciamo così. Quindi avrai delle idee sempre più stimolanti, sempre più nuove che sono in grado di eh, far crescere, di aiutare il bambino a crescere. Questo è un po' l'obiettivo. Ok, comunque adesso facciamo una piccola pausa e poi continuiamo con i bambini cristallo. Un abbraccio a tutti dalla nostra web radio, a tra poco. Benvenuti, ben ritrovati sulla nostra web radio di Essere il cambiamento, abbiamo ascoltato un suono delizioso in elfico, bellissimo canto. Allora, adesso continuiamo a parlare dei bambini eh, cristallo, linea guida 5, sviluppo della percezione energetica dei campi di energia e del potere di risonanza magnetica del cuore. Ok, quindi qua il lavoro inizia a cambiare sulla base delle caratteristiche dei cristallo. Ciò non significa che, questo l'abbiamo detto anche eh, altre volte, che si possono a un certo punto anche attingere da vari suggerimenti anche delle altre due sulla base, un attimo anche dell'interesse. Dell diciamo che mettiamo in evidenza ciò che è proprio il centro per loro il focus centrale, però poi si espande in tanti, in tanti altri focus ovviamente. Allora, i bambini cristallo sono preposti a ricevere le informazioni, le vibrazioni attraverso il proprio cuore, nella percezione del proprio sentire interiore. Quindi la percezione è diversa. Per aiutarli a sviluppare ancora maggiormente la propria vocazione interiore, che determina il rapporto con il mondo esterno, quindi, poi da, qui, da questo sentire dipende tutto, possono essere suggerite delle pratiche, dei percorsi orientativi per affinare ancora maggiormente questa capacità. E allora, qui lo stesso, così come è scritto per i bambini indaco, tecniche di radicamento, c'è anche qua, ascolto, concentrazione sul campo energetico umano, quindi campo di energia, qui c'è una percezione energetica che viene sviluppato, la consapevolezza dell'energia, non ripeto adesso sul radicamento perché è lo stesso, semplicemente... È una eh, connessione che avviene sicuramente partendo dalle gambe dei piedi, radicare, così come eh, fanno anche gli altri, però qui c'è anche una forte centratura a livello del cuore per cui c'è una percezione energetica di tutto ciò che avviene intorno, quindi una percezione energetica anche dell'energia di madre terra, la connessione dei cuori con gli altri esseri viventi, c'è un discorso molto ampio che può comprendere anche i bambini indaco. Ok, diciamo che sono stadi anche di differenti in questo senso, cioè il bambino al bambino indaco serve la connessione su questo piano, l'ancoraggio per stare radicato proprio su questo piano, perché altrimenti a livello del mentale si andrebbe troppo verso l'alto. Al bambino cristallo Serve la connessione comunque alla Madre Terra per iniziare a percepire anche attraverso il cuore la connessione sottile che unisce tutti i cuori, anche quello del pianeta, così come i cuori della, eh, di ogni essere vivente. Ok, quindi questo è un attimo la differenza: per cui, per esempio, qua abbiamo ancora campo energetico del cuore. Esplorazione del potere del cuore, delle emozioni positive, cristallo del cuore, interrelazioni. Quindi qua l'ambito di esplorazione iniziale da prediligere è proprio diverso, 22-22 in questo momento. È, è proprio diverso anche il lavoro da fare. Abbiamo lavorato anche noi con l'energia in questa forma. È molto diverso perché comunque c'è una forte centratura nel cuore, sulla base di questa centratura percepisci quello che ti sta intorno e hai anche una tua connessione con un altro essere vivente, le altre persone, percepisci i campi di energia, il campo energetico che circonda il nostro corpo. Ok, quindi qua è un pochettino differente. Cioè potrebbe essere che sulla base di una stessa eh, relazione con un altro essere vivente il bambino indaco ti risponde sulla base di informazioni che capta a livello proprio di informazioni sottili e il bambino cristallo sulla base del sentire del cuore. Ciò non significa che anche il bambino indaco non possa appunto anche sviluppare delle qualità di cristallo. Ok, e viceversa. Dunque è leggermente differente il motivo per cui certe pratiche vengono fatte. però hanno un effetto benefico e positivo su, su entrambi, anzi, su tutti e tre in questo caso. Vediamo Oreste. I bambini di cristallo hanno il campo energetico del cuore molto ampio e sviluppato. Yes. Ovvero di norma eh, partono già da una forte vibrazione interna quindi eh, percepisci una forte espansione che è anomala nel senso rara rispetto alla norma rispetto alla media quindi il campo è già molto espanso per cui l'ampiezza di questo campo definisce poi anche la profondità di relazione con il mondo esterno Abbiamo tutti, ognuno di noi ha un campo energetico che si diparte dal cuore, si estende al di là del nostro corpo fisico, il toroide, la ciambella che si estende. Quindi ce l'abbiamo tutti. Semplicemente i bambini cristallo ce l'hanno molto espanso, molto pulito, molto bello, di norma. Poi è chiaro che viviamo in terza densità, quindi ci sono anche le emozioni. Quindi a volte questo campo si restringe, poi si riallarga, eccetera. Cioè quindi questo fa tutto parte, insomma, di, del, del gioco, diciamo. Di norma è così. Quindi loro eh, percepiscono dal cuore, la sensibilità del cuore, percepiscono tutto quello che è riguarda il contatto con l'esterno, attraverso il campo di energia. Quindi, la consapevolezza dell'energia di fatto è quello, e percepiscono per esempio lo stato d'animo di un'altra persona subito, sono molto sensibili. I cristallini sono così. Allora, ora, se si ritrova appunto nei cristallini, comunque, avevamo già. Par parlato con te anche di questo e dunque ehm, il cristallo del cuore appunto allora qui eh, avevo inserito le tecniche le pratiche sul campo per esempio pet therapy che mh, non abbiamo trattato noi direttamente all'interno di essere il cambiamento però abbiamo approvato dei, dei progetti e dei finanziamenti per eh, favorire, per esempio, il lavoro con, con i cavalli, eh, attraverso, appunto, come dicevo, questi finanziamenti dati eh, dall'associazione ad altre persone che fanno proprio quello, che hanno una loro associazione onlus che si occupa di pet therapy con i cavalli, per esempio. Abbiamo eh, dato questo per un'associazione una in Abruzzo, poi ne avevamo dato anche per, altri, per altre, però erano, erano diverse le finalità, quindi anche se non abbiamo trattato in modo diretto, insomma, fatto esperienza in modo diretto, avevamo invitato. In, in chiamata, eh, la ragazza che si occupa insomma, di questa associazione, che ci aveva illustrato per bene tutto quello che loro fanno e poi anche noi avevamo letto sul loro sito eh, tutto questo, eh, si chiama eh, l'associazione eh, Maestro Cavallo imparare eh, giocando, educare. C'era forse anche educare giocando, insomma, un titolo del genere. E, e praticamente per esempio questo per i cristallini è perfetto questo lavoro qui per i cristallini è perfetto anche eh, per eh, bambini diciamo speciali che presentano eh, delle caratteristiche particolari per esempio aiuta tanto ad aprire il cuore e quindi a ritrovare eventualmente se, se fossero anche dei bambini cristallo anche la loro collocazione e riscoprire questo nutrimento che proviene dal cuore stesso dal contatto anche con, con gli animali in questo caso quindi per esempio qua eh, pet therapy per favorire il contatto con l'esterno in senso ampio che parte dal rapporto con l'animale in primis che viene costruito dal bambino anche in maniera personalizzata e poi successivamente si estende anche all'esterno ad altri bambini, ai genitori, al, ad altri adulti insomma. E dunque per loro sicuramente questo è molto consigliato e lo possiamo inserire assolutamente nella, nella pratica. Qua avevo messo anche clown therapy che può essere anche per l'arcobaleno come attività in ambito sociale perché appunto anche lì c'è una forte espansione per esempio della, del cuore. E poi altre cose, meditazione, respirazione, ascolto interiore, pratiche energetiche. Qua per esempio le pratiche energetiche come può essere anche quella del reiki per dire, anche se noi non lo trattiamo, potrebbero... Eh, però comunque si può partire anche, anche da lì, da, questa, da, da queste pratiche, poi ce ne sono tante. A volte i bambini cristallini sono eh, molto connessi appunto alla, alla madre terra, agli elementali, agli spiriti della natura e quindi sono in grado anche di usare l'energia in maniera molto sottile attraverso anche delle reminiscenze che possono riacquisire. Che riguardano appunto il contatto stesso con la terra. Quindi c'è tantissimo, adesso avevo messo il Reiki giusto per capire cosa vuol dire anche un lavoro energetico. Poi naturopatia, studio e riconoscimento delle erbe. Anche questo potrebbe essere una cosa molto importante, essendo molto sensibili e portati al contatto con l'esterno, quindi anche a queste pratiche le attività si possono diversificare puntando maggiormente sulla percezione, sulla scoperta pratica ed esperienziale, quindi qua è proprio di, differente dall'indaco, per un affinamento consapevole della propria sensibilità interiore. Quindi qua possono essere proposte varie, varie attività per far anche conoscere, capire quali sono eh, le, le pratiche, eh, fare esperienza, eh, ci sono anche dei percorsi per esempio i percorsi per bambini dove si possono percepire uh, i vari la, la terra si possono percepire i profumi adesso vediamo se avevo inserito quello nell'altro in quello degli arcobaleno vediamo un attimo perché ce ne sono davvero davvero tante cioè quei percorsi che vengono fatti nei, nei, nei parchi per esempio questo non l'avevo neanche scritto, adesso mi sta venendo in mente. Avevamo condiviso anche noi eh, del, delle immagini dove il bambino camminava eh, bendato e eh, camminava eh, su, questo, su questo terreno: prima era terreno, terra, poi foglie, poi sassi, poi altro, per eh, affinare un attimo la percezione sulla base del sentire. Ok, quindi vediamo. Cose scrivendo Reste? Tutto ciò che riguarda l'energia, la risonanza, la percezione mi attira tantissimo, dovrebbe essere. Eh sì, è proprio così! Quindi è un lavoro da fare diverso qua con loro, anche come dicevamo, riadattando delle pratiche, e poi eh, espandendo ad al anche ad altro. Per esempio, la pet therapy è sicuramente è una pratica importante. Stimolare questo, questo ascolto, questo contatto interiore che nasce dal cuore. Quindi qua sicuramente il lavoro con gli animali è importante, anche con le piante, entrare in comunicazione con gli spiriti della natura, i cristallini. Ce l'hanno proprio dentro, lo, lo sentono, sentono molto la vibrazione. E dunque qua realmente si, si aprono mondi, cioè si può fare tantissimo. Anche qui ricordiamo, sulla base dell'interesse, dell'attitudine, della vocazione del bambino, sicuramente ci si può direzionare ancora meglio. 22, 33. Allora vediamo ancora l'esplorazione del potere del cuore, abbiamo visto, eh, ci sono anche eh, molti esercizi che si possono fare anche qua, qualcosa l'abbiamo fatto anche in passato si potrebbe riprendere. Per esempio eh, l'emozione, il lavoro con le emozioni si può fare sentire, percepire l'amore nel cuore, espanderlo. Sono tutti esercizi connessi con i bambini cristallo. Percepire la pace interiormente, sentire proprio nel cuore, mettere le mani sul cuore, connettersi a tutti gli esseri viventi. Tutto questo fa parte tutto della, del lavoro con i bambini cristallo. Entrare in contatto con, con gli altri animali, con altri bambini, percepire il loro campo di energia, percepire il proprio, percepire lo, qual è lo stato d'animo e si fonda tutto su ascolto che avviene nel cuore. Quindi è sempre qua la chiave, il campo di energia, il potere del cuore, le emozioni positive, il cristallo del cuore e le varie interrelazioni. Ok, quindi adesso questo l'abbiamo visto anche questo, si possono esplorare ancora tutti questi ambiti, cioè c'è cioè, tantissimo, lavorare con l'energia per bene, è più un'osservazione anche in natura che può essere fatta, la percezione energetica delle piante, la percezione energetica degli animali. A volte riescono a vedere anche Laura, si, si può vedere anche in certi momenti, cioè ci si può allenare per percepire l'energia. Quindi la percezione energetica sicuramente fa parte del, del lavoro da sviluppare con i bambini cristallo. Potere di risonanza magnetica del cuore, cioè il cuore come magnete che attrae persone e situazioni. Qua si può lavorare molto bene anche con le leggi universali, legge dell'attrazione per esempio. Insomma, c'è molto ancora tanto da, uh, da esplorare. Adesso facciamo ancora una brevissima pausa e poi passiamo ai bambini arcobaleno. Quindi facciamo un'altra breve pausa e ritorniamo tra pochi minuti. Un abbraccio a tutti dalla nostra web radio. Light, the light will show you will the way. Pick up, your, pick up bow your bow and your arrow and know, arrow, and know that you are supported, supported by, all by all those that, that carry, carry the divine light inside. inside. We, see we see the need to protect, protect our ones, ones that we, that we love, so love so dearly. We see the need because the darkness does not subside, inside. and we are now, now in force, force coming, coming towards, towards the, darkness the darkness with our light. Our light. And we, and we will not allow that allow darkness, darkness to spread, to spread anymore. anymore. And we want, we to, want bring to bring forth a new earth and a new, and a new world. world. Because we so know, we know that, that it is possible, possible for, those for those to enjoy, enjoy a life full of peace, peace, harmony, harmony equality, equality, and true, and true freedom. freedom. This, this is, the is the path of the warrior, of the warrior elf. elf. Here we hear come. come. Hear us hear now. now, gathering gather strong. Ed eccoci qua, bentornati, ben rientrati, benvenuti eh, questa sera bambini indaco, cristallo arcobaleno, linea guida 5, parliamo adesso dei bambini arcobaleno, quindi sviluppo di interconnessioni del direzionamento cosciente delle frequenze specifiche della luce. I bambini arcobaleno riescono a vedere le persone e le situazioni sulla base delle frequenze di emanazione specifiche accogliere le condizioni al contorno di una certa situazione ad inquadrare gli attori coinvolti la loro funzione e la loro posizione determinando gli sviluppi nel presente e nel futuro per cui è una percezione proprio eh, sulla base della, della vibrazione specifica anche di ognuno che li percepiscono cioè percepiscono le persone in maniera unica questo succede anche agli altri di fatto è una eh, percezione proprio rispetto alle frequenze di luce che arriva per esempio se una persona porta gioia percepiscono quello se una persona porta amore percepiscono quella se una persona porta gratitudine percepiscono subito sono molto attenti alla eh, variazione della vibrazione per aiutarli a sviluppare ancora maggiormente capacità e attitudini possono essere proposte varie attività e pratiche quindi anche qua tecniche di radicamento l'ho messo anche per loro per prima, in quanto è importante la riconnessione alla madre terra, radicare su questo piano, dunque è importante per tutti e tre. Ascolto percezione energetico-vibrazionale. Percezione energetico-vibrazionale rispetto per esempio ai bambini cristallo può avvenire proprio in una forma anche eh, di vibrazioni specifiche, come diciamo. Quindi eh, non c'è una percezione semplicemente del campo energetico del cuore sulla base della vibrazione di amore, per esempio che è quella dominante, la vibrazione suprema, amore, luce, pace, è proprio una eh, percezione molto più differenziata e eh, questa capacità si può affinare nel tempo sulla base anche di varie pratiche che si possono fare. Anche qua respirazione, ascolto, meditazione, anche la meditazione va bene per tutti. Riconnessione al proprio sé interiore, anche questo è molto importante. Per avere anche padronanza, poi anche nell'utilizzo nell delle frequenze, nella ritrasmissione. Quindi c'è prima la riconnessione comunque a se stessi e poi dopo, da lì si inizia a, a lavorare come se fosse un prisma di luce che eh, scandisce i vari colori e da qua riconoscimento delle frequenze specifiche di vibrazione e esplorazione delle emozioni In, nel caso dei bambini arcobaleno per esempio l'esplorazione delle emozioni può avvenire anche qua sulla base dei vari colori e quindi ogni vibrazione ha un colore Per cui è, di, è, di, è proprio diverso la maniera con cui lavorare eh, con, con i bambini arcobaleno rispetto agli altri due, perché qui lavori con, con vari colori, cioè lavori tanto con i colori, in quanto riproducono varie frequenze. E eh, l'affinamento del bambino arcobaleno dipende proprio dalla capacità di saper distinguere, differenziare una vibrazione rispetto ad un'altra. E dunque lavori tanto in questi termini. Infatti, qui avevo messo anche attività con i colori, aromatherapy, cristalli, cioè. Qui si può lavorare molto bene con una differenziazione anche della vibrazione in vari ambiti e, eh, per esempio, anche eh, l'aroma, eh, aromaterapia o anche la cromoterapia, sono tutte pratiche molto interessanti utilizzate per eh, stimolare anche interiormente certi stati interiori. Quindi, comunque. Il lavoro con la vibrazione rimane sempre centrale. Per cui qui è proprio differente. Per esempio, ad un bambino cristallo, tutta questa parte potrebbe essere qualcosa in più da riscoprire, però di fatto il lavoro eh, del cristallo è diverso, perché il cristallo lavora di più nella forma di trasmutazione, nella forma di riarmonizzazione, di ascolto attraverso la purezza del cuore porta quindi luce ok il bambino arcobaleno invece può eh, direzionare come un compositore le varie frequenze e quindi per riuscire a fare questo a livello un pochettino più alto si parte comunque da, dai colori si parte dalle note musicali si parte da per esempio questo lavoro con i cristalli è molto interessante cristalli colorati che possono essere utilizzati per anche a livello di ogni chakra per esempio cioè è un lavoro più diversificato in tal senso ma comunque sono tutti importanti ognuno dei tre si può lavorare ancora bene con la geometria dell'universo i modelli olografico frattali 2244 Avevo aggiunto qua yoga della risata, terapia del sorriso, proprio per far capire che possono essere anche vibrazioni specifiche su cui lavorare, solo quelle. Quindi il sorriso, la gioia si lavora solo su quello. Non è detto che ci sia un'espansione di amore, così come quando arriva proprio l'espansione del campo di energia. Capito la differenza un attimo qual è? Però comunque lavora anche quello, perché solleva la vibrazione di partenza di quel contesto. Terapia del sorriso eh, rientrano assolutamente. È, è, è differente come intervento. Infatti eh, lo abbiamo ricordato anche altre volte che sono sinergici, lavorano bene in sintonia e che ognuno, a prescindere dal fatto che ci si conosca, <ride> ognuno sta già operando e, ed è aiutato e supportato da, dall'altro che lavora in ambito complementare o contiguo. Vediamo Orsolina, si può anche lavorare con i suoni abbinati ai colori, stimolando la loro creazione, possono comporre delle musiche anche si può lavorare tanto con i suoni. Per esempio, perché sono molto sensibili al suono, riconoscono suoni differenti. I colori Cristalli, <ride> c'è tantissimo che si può fare anche qua. Adesso, nell'immagine piccolina qui, dove c'è la bambina che disegna con i vari colori, l'arcobaleno, anche semplici disegni con i colori può aiutare tanto a farli sviluppare delle peculiarità, capacità. Quindi il, il senso di quello che stiamo dicendo è questo, che partendo da una pratica, da un gioco, che può essere anche molto semplice, non è importante che questo sia chissà quale pratica spirituale, di chissà che tipo. Ok. Semplicemente tu riproducendo con il bambino anche facendogli fare semplicemente un disegno con tanti colori. Stimoli comunque i talenti interiori che poi lo porteranno a sviluppare il riconoscimento, la distinzione, il discernimento della vibrazione. Quindi la consapevolezza della vibrazione. Ciò che conta è che ci sia un focus è che uno parte da un, da un punto di partenza cioè ognuno parte da da zero cose semplici tranquilli e poi piano piano si aprono anche esperienze e possibilità per espandere ancora maggiormente questo è un attimo il, il senso perché comunque Essendo esseri multidimensionali, piano piano la coscienza si espande, anche partendo da, da cose molto semplici, che sono presenti anche sul, su questo pianeta. Quindi, si inizia da qualche parte. Poi eh, ci sono anche, voglio dire, sul panorama dei, dei metodi anche innovativi. Ci sono tante, tante cose disponibili adesso, non è che non stiamo parlando neanche di un livello così di base, però non è detto appunto che inizialmente i genitori abbiano anche questa sensibilità, questa propensione, che ne so, a documentarsi, a vedersi un po' intorno a quelli che possono essere gli strumenti attuali. Potrebbe essere come potrebbe non essere. Quindi il consiglio è partire comunque anche da cose molto semplici come può essere anche un disegno con i colori, oppure le, le note musicali, oppure anche eh, i suoni, eh, altri giochi che si possono fare e poi piano piano aiutarli a svilupparsi in quella direzione. Ok, quindi questo io lo, lo intenderei così. Perché ciò che conta maggiormente è che tu metti l'intento. E poi piano piano ti arrivano anche gli strumenti per fare questo. Arrivano le esperienze. Cioè è un processo di co-creazione con il bambino stesso. Ed è un processo di co-creazione collettivo che stiamo mettendo insieme tutti noi. Cioè tutti quanti, tutta l'umanità, nel momento in cui... Ci apriamo ad accoglierli, a riconoscerli, a riceverli, a supportarli e tutto questo poi diventa manifestazione anche nella forma di strumenti, nella forma di approcci. Per questo adesso è giusto, realmente qualche spunto che stiamo condividendo, ma poi, magari tra qualche anno chissà che tutto altro ci potrà essere disponibile. Ci auguriamo anche che sia così, quindi partire da questo momento per poi vedere espandersi la nostra creazione anche in seguito. Allora, Rossana, lo yoga della risata anche per i bambini è fantastico, assolutamente. Infatti era proprio questo un po' il senso di quello che dicevamo poco fa, ovvero abbiamo esplorato tante cose anche noi. Tutte queste, tutti questi approcci, queste pratiche che hanno portato beneficio a noi stessi possono essere rivisti, rivisitati per i bambini in forme ovviamente più semplici. Poi durante la puntata mi sono eh, ricorretta e ho detto che potrebbe anche essere che nel momento in cui questi bambini si risvegliano possono essere addirittura più avanti <ride> e quindi può essere che la modalità eh, sia molto simile a quella che condividiamo adesso o potrebbe anche essere che cambi anche sulla base di nuovi input. Dunque è tutto realmente possibile. E avevo eh, tenuto particolarmente a scrivere, proprio anche pensando a te, eh, a quello che porti. Yoga della risata e terapia del sorriso, in quanto è un ambito che sicuramente abbraccia i bambini arcobaleno. E per cui nel, nel sentire interno questo risuonava. E di fatto è anche, è anche così, quindi, chissà. Magari sarei tu stessa a portare qualcosa, ci sono tante possibilità adesso. E se oltre a diffondere le informazioni eh, ci rendessimo anche noi stessi come, eh, come dire, iniziatori un attimo di, di certi adattamenti, <ride> in una forma che è appetibile anche per i bambini potrebbe essere che ci sia anche più, più focus più presenza nel risveglio dei bambini senza niente togliere a tutti gli approcci meravigliosi che ci sono adesso semplicemente c'è la necessità di un potenziamento ed è questo anche lo scopo di queste linee guida cioè ciò che c'è adesso va bene è tutto bello tutto perfetto ci vuole anche un aiuto, un supporto ancora maggiore in quella direzione, perché i bambini sono il futuro e quindi se noi ci facciamo carico di questo, nell'assunzione di responsabilità possiamo realmente portare dei cambiamenti importanti nella società, perché ognuno di questi bambini è come un cristallo prezioso che se si risveglia porta dei cambiamenti incredibili, impensabili sul pianeta. Cioè cose che al momento forse non, non riusciamo neanche a concepire, proprio perché sono nati per questo, per questa missione. Ok, quindi vediamo questi piccolissimi, <ride> sarebbe fantastico, dice Rossana. A volte eh, abbiamo... Mi, mi includo anche io, cioè mi includo anche io in questo. Abbiamo eh, lasciato diciamo, i lavori ordinari che riguardavano la terza eh, densità o ci siamo un po' distaccati da questo proprio perché a un certo punto sentivamo interiormente che volevamo mettere le nostre energie su altro e quindi a questo punto. Perché non provare anche a reinventarsi in questo momento e portare sul pianeta quello che serve? Perché, comunque, tutti i lavori sono utili, tutti servono. Evidentemente, se ci sono, c'è un'utilità sociale, l'abbiamo visto anche durante la puntata di Arturo: che è così, ok. Tutto perfetto, al momento essendo noi in una fase di transizione globale, a livello proprio mondiale, possiamo portare, iniziare a pensare alla nuova era nei termini di eh, lavori, servizio che posso portare su questo piano e includere in questo progetto anche i bambini. Questo è quello che si può fare assolutamente. Ok, quindi ognuno può dare tanto in questa direzione, uscendo fuori dallo schema, capito? Del lavoro che facevo prima. Quello che è stato fatto è stato perfetto e, ed era arrivata eh, que questa parola, continuità, anche in una connessione con il Maestro, dove lui diceva anche a me di vedere la continuità rispetto a quello che ho fatto in passato. Cioè, vederlo come una continuità nel qui e ora, anche rispetto a quello che faccio adesso. E questa parola mi ha risvegliato tanto interiormente. Perché prima tendevo a vedere le cose come due cose differenti, cioè come due mondi che non si incontravano mai. E invece questa parola continuità mi ha dato la consapevolezza di di vedere un'evoluzione un quindi non qualcosa che era totalmente differente capito per cui eh, così come ero a quel tempo quando ho fatto determinate scelte determinati lavori è stato tutto perfetto perché corrispondeva anche a quel livello di coscienza evidentemente poi crescendo in consapevolezza l'esigenza è cambiata. L'esigenza di eh, fare altro, di portare altro, di portare il compito su questo piano in una forma che fosse ancora più vicina a quello che io sono. E dunque la continuità nasce proprio da qui, dal fatto che l'esperienza ti ha portato fino a ciò che sei comunque, anche quella che hai fatto da prima. Per questo con continuità. Vedere la continuità, anche se apparentemente ti sembra che non sia così, in realtà anche quell'esperienza ti ha formato poi per diventare ora quello che sei e quello che porti. Ok, allora completiamo con i bambini arcobaleno che <ride> siamo quasi, sono quasi le 11. Rossana, anche per me era così, la vedevo quasi come un'altra vita, anche io. Anche io, e credo che sia qualcosa che riguarda molti che ci ascoltano e che hanno deciso poi di continuare un percorso spirituale. In realtà, era spirituale anche quello, semplicemente il livello di coscienza era un altro, e dunque attiri anche un lavoro corrispondente a quel livello di coscienza, che va bene in quel momento. Nella sete di risveglio. Poi piano piano in parallelo inizi ad entrare nella nuova te stessa, e questa nuova te stessa vuol dire anche piano piano che lasci andare quello che stavi facendo da prima, è tutto perfetto così come deve essere, è sempre così, allora completiamo con i bambini arcobaleno, così poi ci possiamo salutare, una vasta gamma di attività può essere eh, proposta al fine di orientare lo sviluppo del bambino, espandere la sua consapevolezza nella relazione con se stesso e con il mondo esteriore. Quindi anche qui è lasciato tutto molto aperto parte, volutamente così, perché volendosi possono fare anche del, degli esempi ancora più specifici. Però diciamo che in macro-categorie già un pochettino si, si intravede che cosa si potrebbe fare. E il termine utilizzato è stato orientare lo sviluppo del bambino. Quindi orientare significa che tu offri delle possibilità, delle esperienze, delle conoscenze, delle pratiche e poi questo aiuta l'orientamento nello sviluppo espandendo la sua consapevolezza nella relazione con se stesso e poi anche con gli altri con il mondo esterno quindi eh, ognuna di queste pratiche può essere utile può essere importante sulla base del, dell'interesse del bambino sulla base anche della sua vocazione per cui ad esempio quello che dice, si diceva prima eh, se un bambino molto molto gioioso che porta molto spesso questa vibrazione della gioia. Allora fare qualcosa insieme che riguarda lo yoga della risata, per esempio, potrebbe essere interessante. Le terapie del sorriso, portarlo in contesti dove si può vedere questo, in modo che lui possa, lui, lei, possa acquisire questa consapevolezza della vibrazione della gioia. Oppure, se c'è un'attitudine verso, per esempio, i colori, i cristalli, capito? Lì si potrebbe sicuramente coinvolgere in altro ambito. Cioè, realmente c'è tantissimo. È tutto open, è tutto aperto così possono ancora maggiormente differenziare e portare la loro missione specifica su questo piano. Ok, allora mi sa che siamo anche giunti adesso al completamento delle linee guida 5, adesso guardo un attimo qua eh, sul calendario, domani andrà in onda questa puntata su YouTube, facciamo le prossime puntate il 26 e il 27 che eh, verranno trasmesse poi eh, su youtube in, in seconda serata tra gennaio e febbraio finiamo di scrivere il tutto e poi vediamo come com fare eh, ci sarà eh, questo volevo dirvelo perché è importante forse dirlo già da adesso dal 4 al 10 gennaio un percorso guidato di meditazione per i genitori però questo primo che riguarda i bambini indaco che riguarda anche queste linee guida quindi quello sarà fatto come meditazioni canalizzate e pertanto se, se volete partecipare potete, potete farlo sarà creata una chat apposita per questo percorso di sette giorni eventualmente se volete potete scriverci se lo volete fare, oppure uh, all'interno della stessa chat di, dei bambini della luce, chi, chi è interessato può essere aggiunto e può, eh, può farlo. Insomma, assieme a noi quella settimana. Ok. Poi gli altri quando li faremo lo, lo diremo. Cioè, quando ci sarà il prossimo che riguarda il cristallo, lo, lo diremo così come per l'Arcobaleno. Quindi saranno comunque nel, nell'arco del prossimo anno. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati qui con me questa sera a parlare di Bambini Indaco, Cristal Arcobaleno, linee guida numero 5. Grazie a tutti, buonanotte.